È stata notificata in questi giorni al sindaco di Siracusa un'informativa di garanzia nell'ambito del sequestro del centro comunale di raccolta in contrada Renaura, deciso dalla magistratura sulla scorta di accertamenti effettuati dal nucleo speciale del NOE dei Carabinieri. Assieme ai miei legali, ha dichiarato il primo cittadino Francesco Italia, stiamo approfondendo l'incartamento. Da un primo esame mi verrebbe contestato di aver firmato un'autorizzazione all'apertura del CCR in oggetto senza che a parere della Procura della Repubblica ne avesse requisiti. Si tratterebbe dunque di un passaggio dovuto riguardante un atto che viene sottoposto alla firma del sindaco dopo le necessarie verifiche compiute da un organo tecnico del comune che lo propone. Completato l'approfondimento della documentazione, mi determinerò, dice Francesco Italia, sulle azioni da assumere. Al momento posso solo aggiungere che le ordinanze sindacali da me firmate su proposta del dirigente avevano la finalità di creare le migliori condizioni in un periodo emergenziale, dichiarato dal Presidente della Regione Siciliana per incrementare la raccolta differenziata. Ribadisco inoltre, se mai ce ne fosse bisogno, la mia più piena fiducia nel lavoro della magistratura. I carabinieri della compagnia di Noto a Pachino hanno individuato 9 furbetti del reddito di cittadinanza. Dopo i controlli effettuati nella zona montana Eblea, nei quali era stata accertata l'indebita percezione del beneficio da parte del 30% dei richiedenti, questa volta ad essere scoperti in collaborazione con i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Siracusa, sono stati 9 soggetti, tutti italiani residenti a Pachino. I militari, dopo aver incrociato i dati dei fruitori, hanno verificato che questi attestavano residenze fittizie in case inesistenti, redditi quasi azzerati e finti contratti di energia elettrica, ricevendo indebitamente il contributo. I 9 sono stati denunciati alla Procura di Siracusa per false dichiarazioni e truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubblica, con la richiesta di immediata sospensione del beneficio non dovuto. I controlli continueranno negli altri comuni della provincia. E ancora per la cronaca, intervento degli agenti delle volanti a Siracusa in via delle Orchidee a seguito della lite in famiglia tra padre e un figlio e un padre, un uomo di 52 anni, resosi responsabile dei reati di violenza nei confronti della moglie e di minacce aggravate nei confronti anche dei figli minori, è stato denunciato e allontanato d'urgenza dalla casa familiare. A Noto denunciato l'autore di furti in una gioielleria e in una panineria. I fatti ricadrebbero tra il 4 e il 5 febbraio, due individui in sella ad uno scooter hanno perpetrato 2 furti in diversi esercizi commerciali tra la notte appunto. In particolare 2 ladri hanno asportato il registratore di cassa di un bar panineria e successivamente 16 orologi e 2 collani di oro e perle, frantumando con una grossa mazza la vetrina di una gioielleria nel centro storico di Noto. A seguito di una celere attività investigativa, gli agenti del commissariato di polizia di Stato di Noto sono riusciti a rintracciare e denunciare per furto aggravato un giovane di 25 anni. Denunciata a Pachino una donna invece per truffa online, la stessa cercava di vendere un trattore agricolo. L'acquirente aveva versato la cifra di 3.000 euro, ma non aveva mai ricevuto la merce acquistata. Strade, autostrade, ferrovie, dighe, reti di distribuzione idrica. Ammontano a oltre 1,2 miliardi di euro le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 che saranno anticipate alla Regione Siciliana per finanziare opere infrastrutturali immediatamente cantierabili nell'isola. Lo stanziamento comprende anche 311 milioni di risorse per il settore idrico ottenuti dal Governo regionale grazie a un grande lavoro di progettazione e coordinamento anche con gli enti locali. Ne parlano il presidente Nello Musumeci e la sua giunta. Siamo attrezzati per arrivare puntuali a questo appuntamento che vede arrivare in Sicilia già da subito 1 miliardo e 213 milioni. Sono destinati ad interventi infrastrutturali sulle strade, autostrade, sulle ferrovie e sull'idrico. Ecco, il tema acqua finalmente torna centrale nella politica della regione. Per un'assenza di oltre 20 anni. Guardiamo avanti con fiducia, i cantieri potranno essere aperti, attraverso il CAS lavoreremo per riqualificare le autostrade di nostra competenza, le altre sono dello Stato.
guardiamo avanti con ottimismo e credo che il peggio sia già passato. Queste sono le prime, la prima tranche di alcune somme che speriamo anche di incrementare con le altre fonti di finanziamento, per esempio nel PNRR. Per quanto ci riguarda, queste rappresentano un gran bel risultato che fa riferimento sia alle dighe e quindi chiaramente sono degli interventi di titolarità della Regione Siciliana, altre fanno riferimento alle ATI e quindi fanno riferimento a degli interventi a livello comunale oppure di sovrambito come nel caso di Gela. Finalmente l'autostrada del sud-est è una realtà, non soltanto aver inaugurato il primo tratto autostradale che da Rosolini arriva a Ispica, ma in questi giorni faremo un ulteriore sopralluogo per capire appunto lo sviluppo dell'autostrada che da Ispica arriva a Modica. Vi accorgerete che già i primi 5,5 km sono stati tutti realizzati. Ci accorgeremo che entro fine anno potremo aprire anche i 12 km e in più iniziare a mandare in gara anche l'ulteriore appunto tratta autostradale che da Modica arriverà a Scicli. Nel frattempo, così come ha promesso il presidente Musumeci, iniziamo la progettazione perché da Gela si arrivi a ritroso verso Comiso, verso Vittoria per arrivare sino a Ragusa. Sono questi gli impegni che il governo della regione sta assumendo, sono questi gli impegni che porteremo a casa. Abbiamo chiesto più volte la messa in sicurezza e ripristino dei piloni dei ponti al circuito in via Ascari, come abbiamo chiesto più volte il rifacimento del manto stradale di quel tratto di strada ormai al degrado e pericolosissima. Durante le piogge stagionali si creano dei veri e propri allagamenti e non basta mettere le transenne per evitare l'accesso, perché quel tratto di strada è altamente trafficato in quanto arteria di sfogo per l'ingresso e l'uscita di Siracusa. Il commento di Samantha Ponzio, presidente del Circolo Fratelli d'Italia di Siracusa. Non basta programmare la partecipazione a concorsi nazionali, organizzare incontri e convegni a livello mondiale, ma si dovrebbe rendere la nostra città vivibile prima di tutto. Non esiste una bacchetta magica, ma sicuramente esiste una buona programmazione. Quando si invitano ospiti a casa, l'ambiente deve essere sicuro, pulito, ordinato e organizzato e purtroppo Siracusa è ancora al degrado più totale e rischia solamente di restare agli ultimi posti in classifica. Si è svolto il primo dei tre appuntamenti previsti nel progetto sulla famiglia Floro Sicilia. Da un'idea dell'Associazione per la città che vorrei, in collaborazione con Infia di Siracusa, l'ente di formazione Elaborando, in diretta sulla pagina Facebook è stato presentato l'intero progetto, che vedrà altri due eventi, di cui uno a Siracusa e uno a Palermo, in terra dei Florio. Alla diretta hanno partecipato i giovani studenti del percorso di accoglienza turistica delle sedi di Siracusa e Noto. Attraverso i loro contributi culturali sono stati svolti approfondimenti sulla produzione dell'epoca dei Florio, dalla gastronomia al tabacco, dai vini ai liquori, e ancora oggi si tramandano sulle tavole la descrizione dei loro palazzi, le ville nobiliari e i loro eventi sportivi turistici come la mitica targa Florio. Prossimi due appuntamenti in primavera con l'associazione Ninfea di Giovanna Tidona e l'attore Inda Danilo Carciolo per una teatralizzazione di una delle famiglie più potenti della storia siciliana, una produzione tutta siracusana.